Ne sentiamo parlare tantissimo in questi giorni, ma che cos'è il MES? Il Meccanismo Europeo di Stabilità è un fondo creato per aiutare i paesi europei in difficoltà. È nato dopo le crisi bancarie e dei debiti sovrani che hanno coinvolto i paesi mediterranei: Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro più Irlanda, tra il 2008 e il 2012. In pratica i 19 paesi europei si sono organizzati per creare un fondo non previsto dai trattati comunitari, per il quale si sono impegnati ognuno a versare la propria quota, per un totale di 700 miliardi. Questi soldi sono a disposizione dei 19 paesi europei, se ne hanno bisogno, e vengono chiesti per rifinanziare il debito pubblico. Ma quanto ci costa il MES? L'Italia ha sottoscritto il 17,8% del totale dei 700 miliardi del capitale del MES, e per ora ne ha versati 14 miliardi. Gli stati della zona euro versano una quota a questo maxifondo, o meglio, sottoscrivono una quota e si impegnano a versarla in caso di bisogno. Questo fa sì che il MES sia ipercapitalizzato e possa prendere in prestito denaro sui mercati finanziari al miglior tasso possibile. Ma come funziona? Quando un paese è sotto l'attacco degli speculatori finanziari, può avere difficoltà a rifinanziare il proprio debito pubblico. Nel caso accada, invece di chiedere soldi a tassi molto alti sul mercato, può decidere di chiedere al MES a un tasso molto più basso. Di fatto con il MES nessun paese può fallire. Infatti da quando c'è il MES nessun paese è stato sotto l'attacco degli speculatori. È come se il MES fosse una specie di bodyguard che paghiamo per difenderci da un bullo. La bodyguard però dobbiamo pagarla perché ci protegga. Come ripaghiamo i soldi del MES? Il MES ci presta i suoi soldi, ma questo non significa che sia un bancomat. Quei soldi dobbiamo darli indietro e con gli interessi. Ma non è tutto. Noi possiamo utilizzare i soldi che il MES ci dà, se accettiamo che il MES ci imponga delle misure economiche necessarie a restituire quel denaro. Quindi un po' come la nonna che ci dà la paghetta per comprarci il gelato. Sì, ci dà i soldi, però ci dice anche come spenderli. Per fortuna la nonna almeno non vuole i soldi indietro. Il MES e il coronavirus. Vista l'emergenza sanitaria globale causata dal SARS-CoV-2, che sta portando anche ad un'emergenza economica, il MES ha aperto una linea di credito per i costi finanziari diretti e indiretti. In altre parole, possiamo sì chiedere dei soldi che dovranno essere restituiti con un tasso di interesse molto basso, ma senza condizionalità per quanto riguarda la spesa sanitaria. Quello che possiamo chiedere al MES per la spesa sanitaria provocata dall'emergenza sanitaria legata al SARS-CoV-2 non è soggetto a condizionalità. L'Italia può dunque decidere da sola come gestire questi soldi.